Le nuove frontiere della geotermia di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Ancora un incontro tra COSVIG e i sindaci soci delle aree geotermiche. Argomento di questo seminario che si è svolto ad Arcidosso in provincia di Grosseto, a due passi dal Monte Amiata, media e bassa entalpia geotermica, quali opportunità per i territori. Media e bassa entalpia, ne vogliamo parlare e spiegare in due parole che cosa sono? Sicuramente la fascia meno pregiata dal punto di vista energetico e di temperature, ma quella che invece può essere più largamente diffusa è una novità relativa, ma di cui vale la pena cominciare a parlare in termini appunto non solo scientifici, ma anche di possibilità di realizzazioni industriali, agroindustriali e per usi civili. La bassa entalpia, quella caratterizzata da temperature fino a 90 gradi, la media entalpia da 90 a 150 gradi, di alta entalpia si parla con temperature superiori. Come il comune di Arcidosso si confronta con quelle che sono le problematiche legate alla geotermia? Noi abbiamo approfondito questa situazione, soprattutto legata anche all'ipotesi del raddoppio della centrale, della triplicazione per la verità, della centrale di Bagnore. Ci sono alcune problematiche che coinvolgono in particolar modo anche il nostro territorio, al di là se la collocazione non è nel nostro territorio, però che sono quelle ambientali in particolar modo, tra cui le emissioni sull'atmosfera. E su questo è aperta una discussione, un confronto, abbiamo posto alcune esigenze e spero che possano trovare accoglimento. Media e bassa entalpia. Quale politica la Regione Toscana intende adottare in merito a questo tipo di sfruttamento geotermico? Ma noi lo stiamo facendo e dicendo attraverso lo strumento principale che è il nuovo piano ambientale energetico regionale che stiamo completando, all'interno del quale cercheremo, soprattutto per quanto riguarda la necessità di intercettare gli obiettivi che lo Stato ci ha dato in termini di produzione da qui al 2020 di energia termica elettrica da fonti rinnovabili, di sviluppare due temi che sono per noi elementi identitari della Toscana e due risorse straordinarie sulle quali puntare. Una, appunto, la geotermia a media e bassa entalpia, prevedremo infatti la valorizzazione della cosiddetta filiera del calore, e l'altra è le biomasse per quanto riguarda la cosiddetta filiera del legno. E da Arcidosso e dal convegno sulle medie e basse entalpie è veramente tutto.